Com'è iniziata la vostra avventura online con il vostro e-commerce? E se ci vuoi raccontare qualcosa sulla vostra storia? Allora, la nostra avventura online comincia nell'aprile dell'anno scorso. Allora, io con il mio socio Salvatore avevamo già in mente di fare, stavamo studiando di fare un e-commerce nel settore food. Lui ha un grande know-how, essendo imprenditore calabrese, ha un grande know-how nel riconoscere i prodotti tipici calabresi, nel conoscere le specificità del territorio. E stavamo studiando appunto di fare questo e-commerce. Studia che studia e studia. Nell'aprile dello scorso anno siamo andati in lockdown, avevamo, diciamo, molto tempo da dedicare a casa, abbiamo dato un'ultima accelerata e ci siamo fatti coraggio perché ci vuole coraggio anche a premere pubblica. Abbiamo pubblicato e da aprile dell'anno scorso ad aprile di quest'anno ci siamo tolti parecchie soddisfazioni. In cosa siete specializzati con il vostro portale e-commerce e perché, secondo te, Ferdinando, i clienti dovrebbero scegliere proprio voi? Allora, guarda, noi siamo specializzati nella selezione del prodotto tipico calabrese, nella selezione di tutto ciò che riguarda la gastronomia calabrese. All'interno di Nonna Calabrese non troverete dei prodotti da supermercato, ma il livello sarà un po' più ampio. Il nostro e-commerce è dedicato a chi ricerca un prodotto di fascia medio-alta. Basti solo pensare che noi facciamo anche una selezione, ad esempio, dei nostri salumi, della salsiccia piccante, che è una salsiccia senza coloranti, senza conservanti, senza nulla, veramente naturale, ed è uno infatti dei prodotti che va per la maggiore. Il nostro obiettivo è dare una qualità maggiore e dare dei prodotti selezionati al nostro pubblico. Ci vuoi raccontare un attimo come organizzate le spedizioni e il vostro e-commerce? E quindi se vuoi dare un consiglio a qualche cliente o qualcuno che vuole magari creare un sito come il vostro. Allora, se dovessi dare un consiglio adesso, mi sentirei di dire di curare in ogni aspetto il packaging, in ogni aspetto la logistica, perché non è solo il fatto di prendere dei prodotti e inserirli in una scatola, mettere un po' di scotch, etichetta e si va. No. Si deve creare un'esperienza utente. L'utente, quando apre il pacco, deve vedere con quanta cura noi di Nonna Calabrese confezioniamo i nostri prodotti, perché il vasetto viene avvolto nel pluriball, tutto è messo bene nel pacco, i prodotti freschi vengono spediti con buste frigo. Tutti i prodotti sotto vuoto, buste frigo, e dalla primavera in poi, quando le temperature sono un po' più alte, inseriamo all'interno dei ghiacciolini che mantengono il fresco per 72 ore. Abbiamo deciso di intraprendere questa decisione per offrire una spedizione sicura ai nostri clienti. Li paghiamo un po', questi ghiacciolini, e vanno a incidere parecchio nel costo di logistica, però sono soldi ben spesi, perché quando l'utente apre il pacco di Nonna Calabrese ha un'esperienza anche sicura, perché noi spediamo i prodotti in totale sicurezza. I vari consigli che ci hai dato, se dovessi indicare qual è il segreto che un e-commerce dovrebbe sapere secondo te per emergere e prosperare? Il segreto, secondo me, per un e-commerce per emergere e prosperare è la cura e la selezione del prodotto. Anche se inizialmente ci si deve, diciamo, si deve investire per un prodotto di qualità maggiore, io consiglio di investire per un prodotto di qualità maggiore. Se si deve scegliere tra un salume da supermercato e un salume più elevato, con qualità migliori, io consiglierei sempre di prendere la seconda strada. Qual è quell'errore più grande che avete fatto e che magari vuoi dare come consiglio a qualcuno che sta iniziando adesso? Allora, l'errore più grande che abbiamo fatto inizialmente, in pieno lockdown, quando
abbiamo lanciato il sito e quando abbiamo preso coraggio e premuto il tasto pubblica, è il fatto di non aver organizzato la logistica in maniera efficiente. Vuoi che era il periodo del lockdown, quindi gli acquisti online erano impazziti. Inizialmente la logistica non avevamo un filo da seguire, nel senso arrivava l'ordine, tu prendevi dei cosi, dei prodotti, li mettevi. Questo ci ha creato inizialmente perché arrivavano 30-40 ordini al giorno e non eravamo preparati. Quindi io consiglio anche di avere una logica nella logistica, perdonami il gioco di parole. Ognuno deve avere il proprio ruolo, ognuno deve fare il proprio ruolo. E ci vuole molto ordine e disciplina. Logistica è una parte fondamentale dell'e-commerce, forse più importante del marketing, forse più importante del sito stesso. La logistica deve essere impeccabile perché è quello che poi i clienti notano. Ferdinando, voi avete scelto i servizi business di Shopping Advisor ormai da più di un anno e quindi volevo capire cosa vi ha portato a scegliere noi e come vi state trovando dopo tanto tempo di utilizzo. Guarda, adesso ti rispondo volentieri. Noi abbiamo scelto Shopping Advisor perché da subito ho visto che era una piattaforma di recensioni dedicate alle PMI italiane, è una piattaforma che è molto attenta alle piccole e medie aziende italiane, che ci affianca nella nostra crescita. Non è come, diciamoci la verità, come siti della concorrenza, perdonami il termine, sei lasciato lì allo sbaraglio. Ho te come consulente che mi hai sempre seguito dall'inizio e mi sono trovato molto molto bene. Diciamo che Shopping Advisor è una piattaforma umana, umana, ti fa sentire la sua presenza e ti guida in una crescita. E in che modo, Ferdinando, la raccolta delle recensioni dei clienti sta aiutando o sta contribuendo al successo del vostro e-commerce? La raccolta delle recensioni ci ha aiutato e mi sta tuttora aiutando a instaurare un rapporto con i nostri clienti. Leggendo le nostre recensioni, potrete leggere delle vere e proprie storie dei nostri clienti. Molte persone ci dicono: grazie ai vostri prodotti ho riscoperto i sapori della Calabria. Grazie ai vostri prodotti mi è venuto in mente quando venivo in Calabria e mangiavo dalla nonna. Grazie ai vostri prodotti ho rivissuto in me i bei ricordi di quando ero più giovane, magari associati alla Calabria. Quindi Shopping Advisor ci ha aiutato a creare un legame con i nostri clienti, scoprendo le loro storie, che è una cosa che io non mi aspettavo, sinceramente, mi è piaciuta moltissimo. Giusto, l'emozione che si crea è qualcosa di impagabile, è qualcosa che ci fa andare avanti e ci riempie veramente di orgoglio e di carica per andare avanti ancora con il nostro progetto. Come sta impattando nell'economia locale, come vi state facendo strada nel vostro piccolo e non solo ormai? Il nostro progetto sta impattando molto nell'economia locale. Noi siamo un vero e proprio sostegno per i piccoli artigiani, per l'economia di Crotone e provincia. Basti pensare, che noi nel nostro e-commerce ultimamente abbiamo inserito il pane. Ti racconto questa cosa, non, eravamo un po' titubanti nell'inserire il pane, però è un prodotto che è andato moltissimo. Ne vendiamo in una media di 90-100 kg a settimana, quindi sosteniamo l'economia veramente locale, sosteniamo l'economia del panettiere sotto casa, sosteniamo l'economia dei prodotti tipici crotonesi e della Calabria, instaurando dei rapporti con i nostri fornitori che ogni giorno ci ringraziano, perché come saprete il periodo non è dei più favorevoli per l'economia quest'anno e dall'anno scorso veramente, quindi questo è veramente un aiuto che noi diamo all'economia locale.
tramite il digital. Infatti, complimenti perché immagino ci siano decine, se non centinaia, di imprenditori e di artigiani che probabilmente hanno un obiettivo, cioè quello di sopravvivere e di emergere, e magari non hanno le capacità di poter vendere online come fate voi. Sì, Quindi no. immagino portando online prodotti appunto che difficilmente sarebbero venduti in altro modo, giusto? Hai detto bene, noi diamo veramente un sostegno a queste persone perché il panettiere deve concentrarsi a fare il pane, si concentra a fare un prodotto ottimo e tramite noi è conosciuto veramente in tutta Europa. Basti pensare che noi i nostri prodotti settimana scorsa li abbiamo spediti fino in Svezia. Noi ci stiamo allargando in tutta Europa, stiamo spedendo in tutta Europa perché le comunità calabresi sono veramente ovunque, ovunque, fino, come ti ho detto prima, in Svezia. Qualche problematica ce l'abbiamo adesso perché c'è una forte comunità anche in Inghilterra con la Brexit, ci sono dei problemi che stiamo risolvendo con i nostri corrieri, però i calabresi sono veramente ovunque e per loro mangiare il pane di Cirò Marina, che è qui in provincia di Crotone, per mangiare la salsiccia di Casabona, magari davvero in Svezia o in Irlanda o in Germania, è qualcosa che li ricollega veramente al loro territorio e li fa emozionare tantissimo. Qualche sconto, qualche piccola promozione Certo. dedicata agli utenti che ascolteranno la nostra Certo, intervista. noi abbiamo degli sconti per gli utenti di Shopping Advisor. Ogni volta che un nostro cliente fa una recensione, noi gli offriamo uno sconto del 10% sul prossimo acquisto. E comunque abbiamo anche degli sconti per la community, per diciamo provare il sconto del primo assaggio, quindi un 10% di sconto sul primo acquisto per la community di Shopping Advisor. Ok, metteremo qui sotto il link così che possiate anche voi provare gli ottimi prodotti di Donato. Provare per credere, Edison, veramente, provare per credere, poi vediamo. Assolutamente, poi vi aspettiamo anche con le relative recensioni, tra l'altro a breve anche con foto e video, quindi introdurremo la possibilità anche di non solo scrivere quello che l'utente prova, ma anche proprio di raccontarcelo magari con un bel video, riuscendo così a far emergere quell'emozione di cui parlavi prima, per avvicinarci Perfetto. sempre di più tra i venditori online e gli utenti che là fuori hanno voglia di comprare. Io ti ringrazio, Ferdinando, le domande erano queste. Ti ringrazio innanzitutto per la tua presenza. Se ci vuoi raccontare qualcosa di più, ti lascio ovviamente lo spazio per aggiungere qualcosa che ti senti di poterci dire. Grazie a voi per questa breve intervista. Grazie a voi per sostenere veramente i piccoli imprenditori come noi attraverso la vostra piattaforma di recensioni per creare appunto questo legame tra noi e i nostri clienti. Vi ringrazio veramente anche per la professionalità, perché a volte si sa che noi imprenditori vi stressiamo un pochino chiamandovi perché per quel magari per dei problemi, però siete veramente ci siete, sento veramente la vostra presenza a fianco a noi e sono contento di crescere, grazie anche grazie a voi.